Giorgio Di Loro della FNICFC Fiere Terziario Salerno, abbiamo aderito a questa importante iniziativa con il Salerno Progetto Comune, quando riteniamo che le tematiche del lavoro più che sono assolutamente di stretta attualità. Dobbiamo ricordare che investono, il Job Act praticamente investe sia la parte che riguarda l'inserimento del lavoro, quindi con i giovani, ma anche nel mantenimento dell'occupazione attraverso vari emendamenti che sono adesso in discussione in Parlamento. Quindi, come dire, l'importanza sta di fatto proprio nella platea vasta dell'impresa. L'idea è nata da un'idea di confronto fra le associazioni datoriali, fra cui oltre noi anche un'impresa, CIDEC e Confcommercio, e le sigle sindacali CGIL, CISL, UGL. Poi un tema di confronto, diciamo, su prospettive, su una breve analisi di ciò che è stato fatto. All'evento parteciperà anche il senatore Puglia, che fa parte del membro della commissione lavoro del Senato, che illustrerà appunto le novità, diciamo, attualmente, diciamo, in discussione. Quindi vedere e considerare l'importanza criticata o favorevole, insomma, ovviamente a tutti i relatori e ai partecipanti dell'evento, che vedrà anche fra l'altro la partecipazione anche di innumerevoli anche autorità. Soprattutto un ringraziamento va al Polo delle Professioni Salerno, che oggi ci ospita, e soprattutto anche un ringraziamento particolare va all'Ordine dei Consulenti di Lavoro di Salerno, di cui abbiamo avuto, quell'evento ha avuto il patrocinio morale, e cioè, vi è anche previsto l'accredito di 3 crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei Consulenti che parteciperanno e quindi che saranno con noi nella, diciamo, realizzazione. Presso la Camera di Commercio? Sì, il prossimo 4 luglio presso la Camera di Commercio sede via Salvatore Allende si terrà il convegno intitolato Job Act, inserimento e mantenimento del lavoro, al quale saranno presenti tutte e 4 le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali. L'obiettivo, diciamo, del convegno è quello di verificare se creando una sinergia tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali e le istituzioni della città di Salerno e della provincia, si possa sviluppare un vero mercato del lavoro, cosa che oggi possiamo dire non esistere. Innanzitutto voglio ringraziare anche per la collaborazione il Polo delle Professioni, una struttura che è nata da poco a Salerno, in via Francesco Galloppo, che tra l'altro ci ospita questa mattina per questa conferenza stampa, che ci ha supportato molto in questa iniziativa, e sarà presente anche il suo presidente Antonio Losacco con un intervento tecnico, diciamo, in merito. Io voglio ribadire una sola cosa: oggi a Salerno è importante creare sinergia tra le associazioni, tra gli enti, tra le varie organizzazioni di categoria, tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, per creare delle sinergie e per creare delle iniziative comuni che possano effettivamente sviluppare il mercato del lavoro nella città. Oggi i ragazzi saremo, diciamo, al convegno, c'è stata una grossa mano, ricordo che saranno presenti il senatore Puglia, membro della commissione lavoro al Senato, saranno presenti il presidente della Camera di Commercio, dottor Guiarzano, sarà presente il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dottor Alberico Capaldo, sarà presente il segretario della CISL, dottor Matteo Buono, Maria Di Ferio della CGL, Franco Bisogno dell'UGL e un delegato della UIL, in quanto sono in fase congressuale. Quindi ritengo che sia un convegno molto utile, aperto a tutti, non solo ai rappresentanti di queste associazioni, ma anche ai ragazzi, ai liberi cittadini che vogliono fornire un contributo affinché, diciamo, nella città di Salerno si possa sviluppare un vero mercato del lavoro, che è inesistente, non c'è. Io non voglio che Salerno diventi la città dei bar e delle rosticcerie. Ecco, parlato di sinergia, ma quali sono le criticità da affrontare secondo te? Forse bisogna pensare un po' meno alla politica e un po' più al lavoro, nel senso che non è possibile che organizzazioni come
Confcommercio oppure la Camera di Commercio e Confindustria non si parlino per motivazioni politiche, io credo che così non si vada da nessuna parte. L'interesse comune deve essere quello del lavoro in una situazione come questa, dove c'è poco da litigare, perché c'è poco da litigarsi. E quindi voglio dire, anziché litigare per poltrone, tagliare teste e compagnia cantando, credo che bisogna sviluppare nuove idee per un nuovo lavoro. Mi permetto di lanciare questo slogan. I giorni scorsi leggevo di un'idea, la Polaroid digitale, creata da un ragazzo di Cava e di Rene. Ecco, forse se le associazioni di categoria avessero fatto il loro lavoro, forse questa idea non sarebbe andata a finire, ma la Polaroid è un bene per De Rosa, ma non è un bene per l'Italia. E va a finire sempre così. Quindi lavorare più in questa direzione e meno nella spartizione di poltrone.